Pace bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto al numero 9. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace e l'amore del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo al Signore la conversione del cuore. Ecco, prima di celebrare questi santi misteri, di poter metterci in ascolto della Sua parola e di nutrirci di Lui, del Suo corpo. Chiediamo veramente che il Signore ci liberi da tutte le nostre tristezze, da tutte le nostre pesantezze, dai nostri peccati. Chiediamo questo cuore aperto, questo cuore disponibile. Signore mandato dal Padre a salvare i pentiti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, i poveri, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi e preghi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, dal giorno in cui ne fummo informati, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate piena conoscenza della Sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Resi forti di ogni fortezza, secondo la potenza della sua gloria, per essere perseveranti e magnanimi in tutto, ringraziate con gioia il Padre, che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del Suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore ha fatto conoscere la Sua salvezza. Il
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. Venite dietro a me, dice il Signore, vi farò pescatori di uomini. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla li faceva resta attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genezaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un po' da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Ecco, abbiamo sentito come la gente nel Vangelo desiderava ascoltare la parola. Ascoltava. La folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio. Ecco, noi siamo qui a fare ressa, ecco, per ascoltare questa parola bella che il Signore ci regala ogni giorno per illuminarci, per scuoterci. Quello che mi ha colpito, ecco, è San Paolo che ad un certo punto nella sua lettera ha detto: è Lui che ci ha liberati, è Lui. Scoprire questo Lui che è il Signore, la sua gratuità, questo Dio che prende l'iniziativa, che agisce, vuole agire nella nostra vita. È sempre Lui che fa, è Lui che ci precede, è Lui il primo, è Lui
che ci ha liberati. Non sei stato tu, bravo, a riuscire a farcela. È Lui che ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore e per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono. È Lui che ci ha liberati, è Lui che ci ha perdonati, è Lui che ci ha amati per primo. Ecco, è Lui, è sempre il Signore. Ecco, scopriamo, ecco, questa iniziativa di Dio, questa gratuità di Dio, questa bontà di Dio. È sempre Lui, è Lui che ci sorprende, è Lui che ci ama per primo. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci ha raccontato una cosa bellissima, che quando noi facciamo salire nella nostra barca il Signore Gesù, le cose cambiano. Se nella tua vita c'è Gesù, anche se dentro di te ci sono tante delusioni, tante amarezze, tanti sensi di fallimento, ecco, ma se c'è Gesù nella nostra vita, si avverte questa benedizione, si avverte questa presenza che ti invita a guardare in alto, duca in alto, un Dio che ci incoraggia continuamente a gettare la nostra vita, le nostre reti, perché Lui vuole trasformare la nostra vita in amore, qualcosa di grande, qualcosa di bello. Allora lasciare che il Signore agisca dentro, ecco, nelle nostre situazioni, nelle nostre frustrazioni, nei nostri momenti di scoraggiamento. Se c'è Lui, sentiremo sempre queste parole di Gesù che ci dice non temere. Io voglio servirmi di te, voglio che tu diventi uno strumento di pace, di amore, voglio che tu diventi un pescatore, uno che annuncia con me, per me, la parola del Signore, questa parola di libertà, questa parola di pace, di conforto, di consolazione. Non temere della tua indegnità, allontanati da me, Signore, sono una frana, sono un peccatore. Dio non ha paura, Dio non ha paura dei nostri limiti, delle nostre infedeltà. Dio è colui che ogni giorno ci dice rialzati, ogni giorno Lui ci dice ricomincia, rigetta di nuovo la tua vita nelle mie mani, duc in alto, prendi di nuovo il largo, non lasciarti vincere dallo scoraggiamento. Chiediamo al Signore di poter vivere sempre con questa consapevolezza che è Lui il protagonista, vuole essere il protagonista nella nostra vita, è Lui che ci ha liberati, è Lui che ci ha perdonati ed è Lui che ci invita sempre a ritentare, a ricominciare, a gettare anche le nostre reti sulla Sua parola, sapendo che con il Signore non si andrà mai incontro al fallimento, ma ci sarà sempre un'abbondanza, ci sarà sempre quel senso grande di stupore che ci farà capire che il Signore agisce nonostante la nostra piccolezza, la nostra povertà.
pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compie in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio, vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito, perché in Cristo uomo nuovo diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Mario, Maria e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vogliamo ora pregare come il Signore Gesù ci ha insegnato e vogliamo chiedere a Gesù che salga anche sulla nostra barca oggi, sulla nostra vita, entri dentro nella nostra vita feriale, quotidiana, là dove noi lavoriamo, dove agiamo, dove gettiamo le nostre reti, le nostre cose, perché il Signore trasforma anche la nostra vita, come ha trasformato la vita di Simone e dei primi apostoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo, unico pastore della tua Chiesa, per l'intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito, perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Amen. Su tutti voi scenda la benedizione del Signore. Ricordiamoci che se ci sarà il Signore dentro di noi, nella nostra vita, se ci affideremo a Lui, alla Sua parola, non troveremo mai il vuoto, la delusione, le reti vuote, ma sempre la nostra vita sarà piena di gioia, di speranza, di fiducia. Il Signore sia con voi. E con il suo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Il Signore vi accompagni nella vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Numero 168.